sicuramente memorizzato tutto il calendario, quindi no. Cosa hai cerchiato in rosso di questo calendario? No, vabbè, dai, mi fa piacere partire in casa, quello sì, davanti alla nostra gente, quindi, però poi è uguale anche la seconda, terza, quarta giornata, non cambia niente, tanto dobbiamo affrontare tutte prima o poi, quindi non cambia. L'importante era partire in casa. Però con un pubblico che di solito è caldo, partire in casa contro una squadra che, diciamolo chiaramente, non è irresistibile, potrebbe dare uno slancio giusto, con tutto il rispetto per il Trapani. Sì, no, ovviamente, davanti alla nostra gente noi abbiamo anche una marcia in più, però questo campionato è talmente imprevedibile che devi stare attento a tutte le squadre, quindi non sottovalutiamo nessuno e pensiamo al campo e a noi. Ieri avete affrontato una big di questo campionato, ve la siete giocata alla pari, buone indicazioni. Sì, direi di sì, un'ottima squadra che vuole vincere il campionato, credo. Siamo ancora un po' in rodaggio perché abbiamo finito il ritiro da poco, quindi eravamo anche un po' con le gambe pesanti, però insomma abbiamo fatto un buon test e ci sono, credo, tanti margini di miglioramento. Scamacca e Da Cruz come li stai vedendo? Forte, forte. Scamacca è un ottimo giovane di prospettiva con tante potenzialità, Da Cruz invece è un altro giocatore insomma, con altre caratteristiche, ma davanti veramente quest'anno possiamo fare molto bene. Hai fatto il debutto da capitano ieri, oggi c'è stata la riunione, quali sono state le raccomandazioni principali che vi hanno dato e soprattutto se sei felice di questa fascia? Badare a tutti quanti, no scherzo, no, sono veramente orgoglioso, è un onore per me indossare la fascia da capitano e mi piace perché a me piace prendermi le responsabilità, quindi mi voglio caricare tutti sulle spalle e cercare di tenere tutti sul pezzo, i miei compagni, ma che lo sanno già fare perché sono dei professionisti esemplari, quindi saremo sempre uniti per un unico obiettivo. Durante la serata hanno fatto vedere anche una clip con qualche tuo gol, quanti ne fate mani quest'anno di gol? Guarda, non te lo prometto perché l'anno scorso l'ho promesso e mi sono spaccato due volte, quindi quest'anno facciamo meno promesse, parliamo meno, facciamo più fatti sul campo. Grazie Bomber. Grazie.